Oggi in Via Novelli è venuto a trovarci Paolo Canè. Paolo! Grazie mille Paolo. A Paolo di pure qui. Sembra che faccio le donne da pulizia io. Buongiorno, mimare il tennis. Paolo, grazie mille. Grazie. Sono un po' acciaccato, ma apprezziamo ancora di più la tua presenza qui oggi. Grande tennista, ti presento gli amici del Federici e del Sacco Suardo, che sono due istituti di Bergamo. Paolo, loro hanno preparato per te una social car, cioè chi appari tu per loro? Tu lo sai, no? Perché tu li posti, magari tu hai Facebook. Beh, sono molto giovani, quindi chissà chi pensano tu sarai. Sarà difficile, a meno che non ci sia qualcuno che segue o che pratica il tennis. Il tennis. C'è qualcuno che gioca a tennis qua? Ping pong? Allora, vediamo Paolo Canè, la social car di Paolo Canè. Vediamola là, vediamo chi è. Paolo Canè nasce a Bologna il 9 aprile del 1965. Inizia la sua carriera da tennista a soli 6 anni, ispirato dal padre e dal fratello. Il suo grande talento e la sua forte tenacia lo portarono a vincere 3 tornei ATP, oltre a numerosi tornei minori europei. Nonostante questi successi, il suo più grande vanto è la medaglia di bronzo nelle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 e il raggiungimento dei quarti di finale ai Giochi Olimpici di Seul. Ciò che lo rende noto al pubblico è il suo dritto potente e penetrante, e per il suo rovescio è soprannominato Turbo Rovescio, ma nella vita privata è semplicemente Paolino. Ha partecipato al Tennis Challenge Adidas Cup in finale con Paolo Maldini. Durante le partite è solito indossare oggetti portafortuna, come un braccialetto a lui caro, le foto del figlio Lorenzo o una maglietta con disegni ispirati alle mucche. Decide di fare della sua passione un lavoro, tanto da fondare una scuola di tennis a Gorle, dove insegna ai ragazzi dai 6 ai 16 anni i trucchi del mestiere, incitandoli a lasciar scorrere la follia. È un grande appassionato di musica straniera, in particolare degli U2, e non si è lasciato scappare il loro ultimo concerto. Il suo cuore appartiene al tennis e alla famiglia, formata dall'amorevole Erika, che lo sostiene da ben 5 anni, e dai suoi figli, con i quali ama passare il suo tempo libero divertendosi a fare il padre, il suo lavoro preferito. Ha svariati tatuaggi, tra cui un joker sul braccio destro, uno tribale e un delfino sul polso. Da buon sportivo, ha sempre dato prova di determinazione e perseveranza nel raggiungere un obiettivo, sia sul campo che nella vita quotidiana, anche con qualche aiutino. Paolo, sono stati bravi, sono stati. Anche a funghi, hai visto? Hai visto? Sono lì, stati... Tra l'altro è a Sestola, dove è nell'Appennino Tosco-Emiliano, dove d'estate insieme a Claudio Panatta, un altro ex giocatore, e d'estate abbiamo un centro dove ragazzi che vogliono venire oltre al tennis a provare anche altre attività, multisportivo, possono venire. Assolutamente. Tu hai detto Panatta, perché nel tennis italiano, che non ha moltissimi campioni, non siamo la Spagna, gli Stati Uniti, la Svezia, abbiamo però, diciamo, delle punte diamante. Dopo Panatta, che è stato il numero uno, c'era Paolo Canè, perché diciamo che eri tutti ti chiamano l'erede di Panatta, sei stato quello più forte dopo Panatta. Eri un po', sentivi un po' il peso allora? Ma diciamo che l'ho avuto capitano per 10 anni quando ho giocato in Coppa Davis in nazionale, quindi ho seguito solo i suoi consigli e naturalmente lui è stato il giocatore più forte in Italia di tutti i tempi. Era un estroso lui, era uno che andava a volere. Giocava bene, erano altri tempi, però insomma ha fatto grandissimi risultati, è stato numero 4 al mondo, quindi i suoi consigli da ragazzo quando ho cominciato io in nazionale a 19 anni e insomma sono serviti. Tu quando hai cominciato presto, ho visto, a 6 anni già, sì. Ti ha portato tuo padre oppure, come sei arrivato al tennis? Mio padre aveva la passione, io sono di Bologna e mi portava al pomeriggio al circolo, che lui giocava quasi tutti i giorni. Poi ho avuto la fortuna, mio fratello che è 3 anni più grande, i giorni che non facevo il corso mi portava lui e giocavo un po' con lui. Di sicuro in uno sport come il tennis, che è difficile perché è uno sport singolo, devi riuscire a organizzarti bene e avere le amicizie, la compagnia per il gruppo, sennò mollano i bambini. Perché si stanca, non è sport di squadra, perciò devono trovare. Ecco perché anche tu insegni, di solito insegni con alcuni ragazzi, non uno solo sempre... Principalmente ci deve essere il divertimento, la cosa che io curo molto, perché quando sono piccoli non è che puoi pretendere più di tanto.
poi nel tempo, negli anni, chi segue continua a giocare e praticare questo sport, darò poi dei consigli più... Bisogna rispettare l'età e i vari step della crescita. Ma dei tennisti possiamo dividerli in due categorie, ci sono quelli proprio inquadrati, dei non so, dei robot, che sono, non so, tipo Borg, Lendl, gente... Poi ci sono gli estrosi, McEnroe, Paolo Canè, nel senso che eri uno un po'... Tu eri estroso, nel senso che a volte ti arrabbiavi anche... Moltissimo, anche perché nello sport... Quante racchette hai spaccato? No, non molte. No. Perché eri un po' tirchio? No, le racchette non le ho rotte. No, però eri nervoso. Anche perché mi ricordo che mio padre mi disse, fin quando te le compro io, sta molto attento, quando poi avrai dei contratti in futuro puoi fare quello che vuoi. No, dicevo, il fatto del carattere dipende molto dalla, essendo uno sport singolo, dalla come gestisci la tensione, lo stress nei momenti importanti, nei momenti difficili della carriera e delle partite. Quindi stando da solo puoi avere delle reazioni molte volte sbagliate, però sei tu che... Ti sei mai pentito di una reazione sbagliata? Cioè eri uno che poi... No, l'ho vissuto molte volte, certo, sono andato anch'io fuori giri e potevo mordermi la lingua, però quando sei lì sotto stress è difficile. Mi immagino, ricordo, ho visto anche, guarda qualche immagine, poi i capelli che si portavano in quegli anni, Agassi, tu avevi tutti questi capelli lunghi. Agassi aveva il parrucchino in quel periodo. Ah, vedi, questo no, possiamo accertare che invece tu eri... Agassi, che tipo eri? L'hai affrontato? Agassi ci vinsi qua in esibizione qua a Milano e poi ci persi a Roland Garros, un torneo del Grande Slam. Lui è arrivato numero uno al mondo. Era forte, cosa aveva Altro Agassi? Altro pianeta. Giocava come a ping pong sul campo da tennis. Giocava sempre d'anticipo, perdeva pochissimo metro di posizione, è un grandissimo giocatore. Ha scritto una bellissima biografia, tu l'hai letta, Open si intitolava, ne hanno parlati molti, tu l'hai letta o mai? Ha letto una biografia, sì, Open, il suo libro, che a me non è piaciuto perché è stato violentato dal padre mentalmente fin da ragazzino in tenera età a giocare solo a tennis, a non vivere la sua età da ragazzo negli anni di crescita. Perciò non è capitato a te una cosa poi del genere? Poi scritto da Agassi che ce l'ha fatta, tutti dicono bravo perché è arrivato numero uno del mondo, ce l'ha fatta. Ma quanti altri invece bravissimo. Sono violentati? Sono lì che senso... piangono e non hanno vissuto la loro età, la loro compagnia, le amicizie, ma solamente vedere il tennis, la pallina e basta. Tu non sei così perché tuo padre ti accompagnava, però non è mai stato troppo insistente oppure... No, assolutamente. È venuto a vedermi giocare pochissime volte mio padre. Era appassionato, il primo tifoso, ma mai subito pressioni, anzi... Diciamo che risponde anche alla terra da dove vieni. Bologna comunque è una terra dove senso, si tende anche un po' a godere la vita, al piacere della vita, perciò non... Ma non sai, lì poi devi fare delle scelte. Gli allenamenti, il corso da professionista, a me è durato 12 anni, quindi nel bene e nel male fai grandissimi sacrifici, anche perché se non li fai, uno sport singolo non ti aiuta nessuno. Qual è il tennista più forte che mai hai incontrato? Proprio quello che hai detto, questo proprio è... Beh, ce n'erano tanti, io ho giocato con i più forti di tutti i tempi, ho giocato con Lendl, che è stato numero uno del mondo, con Connors, che ho battuto, con McEnroe. Hai battuto Connors? Agassi, Vilander, Edberg, tutti numero uno del mondo che... Gli svedesi. Sono riuscito Vilander. Anche a battere io, sì. La soddisfazione più grande invece che hai avuto, proprio quella che ricordi, è proprio non so, il torneo più importante che hai vinto oppure anche qualche altra partita che magari è meno sugli annali ma che per te aveva significato molto? Ma tutti ricordano la vittoria mia a Cagliari nel 90 in Coppa Davis contro Vilander nel match decisivo. Che durò tanto? Durò tantissimo perché vediamo poi ci fu, anche le immagini sono, ci fu un'interruzione così. La domenica sera sul 2-set pari e lunedì mattina... Avevo l'ultimo set insomma da portare a casa. Che dura di giocare il lunedì mattina così presto. Non si poteva perdere, era un appuntamento troppo importante. La Svezia era 7 anni che giocava la finale di Coppa Davis, quindi battere al primo turno è stata una bella soddisfazione. E la delusione invece più grande che mai avuto? Perché anche questo lo sport è fatto di delusione. Ma ce ne sono, di incontri importanti che ricordo, uno in particolare contro Lendl, ai tempi anche lui numero uno al mondo a Wimbledon. Nel tempio del tennis sui campi in erba e lo stavo battendo purtroppo e interruppi l'incontro per 3-4 volte per la pioggia. Perciò la pioggia fu determinante in quel caso. Sì, l'ha aiutato molto lui perché io a livello nervoso, a livello emotivo
stoppare ogni volta l'incontro, ricominciare con la stessa determinazione. Devi entrare nel mood, come si dice, perciò lui faceva meno fatica. Adesso invece da qualche anno hanno fatto il tetto, quindi giocano coperto. Sei arrivato un po' presto, dovevi arrivare adesso. Come giudichi il tennis di adesso? Perché molti dicono appunto non è più quel tennis, i gesti bianchi di una volta, questa eleganza che c'era, tipo diversi anche di materiali, di racchette. Tu come giudichi? Il tennis, come tutti gli sport, il fatto che diventa molto più fisico, il gesto atletico nel tennis, vedi velocità più alte, vedi meno giocate tecniche, giocate di talento, ma è molto più fisico, molto più veloce, quindi picchiano tutti più forte, quindi vedi meno scambio, come poteva essere i tempi con Mecchero, con gente di talento, anche se Federer, ecco, chi è? È il giocatore che ancora Federer, oggi ti piace Federer? Come Federer è il tennis. È il tennis Federer. Direi di sì. Lo riesci ancora a guardare il tennis oppure ti ha annoiato ormai tu? Ormai lo pratico, no. Però non... No. Io assolutamente. Io ho una scuola dove tutti i giorni dedico il mio tempo, la passione ai ragazzi insegnando qualcosa e poi lo seguo moltissimo. Federer è il numero uno. Nel Federer è il tennis. È il tennis, che bella definizione Federer è il tennis. E poi è una carriera anche longeva, cioè sta ancora giocando a 37 anni e ha la passione, gli piace, sicuramente ha un grandissimo fisico anche lui. Grandissimi sacrifici, anche se non è fare uno svizzero che sotto è uno preciso, però lui ha anche questa è uno abilità. Svizzero preciso che gli piace e fin quando il fisico reggerà sono convinto che continuerà a giocare questo sport. Ho visto invece delle parabole anche che magari diventano, hanno un picco e poi scendono, poi Djokovic ad esempio ha avuto adesso si sta riprendendo, come mai, come succede, come ti spieghi tu questo andamento? Quello che dicevo prima, che a livello mentale, soprattutto a livelli altissimi, numero uno del mondo, per mantenere quella classifica e quello standard di gioco non riescono a farlo per determinato tempo. Cioè Djokovic quando è arrivato numero uno al mondo ha perso 2 partite su 60 quell'anno lì, giocando 20-22 tornei. Caspita, davvero sei delle macchine. È stato poi male, si è operato, pensate che a maggio era numero 120 al mondo e a novembre ha finito numero uno al mondo. Perciò vuol dire che ha ricominciato ancora. Quest'anno, il prossimo anno li bastonerà tutti ancora. Ancora, sì. Ancora lui. Sì. Nadal invece come tipo, così finiamo la terna insomma di questo. Nadal è il più grande giocatore sulla terra battuta di tutti i tempi. Rafa Nadal è un giocatore che di media perde una partita su 30 sulla terra battuta, che c'è la differenza tra i campi veloci. Tu eri uno da campo veloce? Ero un po' mix, mi trovo bene su tutte le superfici, anche se poi sono nato sulla terra battuta, noi giocatori europei incominciamo sulla terra battuta. Ancora adesso è un buon terreno la terra battuta oppure adesso si preferisce il sintetico perché è immateriale anche in questo caso? Ma si sono un po' velocizzate tutte le superfici, però i tornei più importanti, quelli che sono Monte Carlo, Roma, Roland Garros come grande slam, è la terra battuta. E l'ultima cosa sul tennis, vai ancora a vederlo dal vivo qualche partita oppure guardi in televisione? Sì, dal vivo puoi seguire il torneo di Roma dove ci sono i grandi giocatori, qua a Bergamo c'è sempre il torneo ogni anno e mi piace vederlo poi dal vivo, capite poi la difficoltà di questo gioco, la preparazione, l'attenzione che mettono colpendo una palla che arriva a 200 km all'ora e quindi è bello vederlo dal vivo. Poteva vederlo, io penso poteva farlo, perciò è una cosa difficilissima. Parliamo invece della vita privata, Paolo, come mai, come ti ha portato a Bergamo? Ma io a Bergamo mi allenavo quando giocavo da professionista e quindi ho sempre bazzigato qua nelle zone, mi sono sempre trovato bene, da bolognese mi ho trovato sempre. Non ti manca un po' la Bologna? A Bologna ogni tanto torno, però ai tempi penso che mi trasferii qua perché viaggiando, partendo spesse volte con l'aereo e veniva comodo e il fatto di essere più vicino all'Innato Malpensa da Bergamo per quello fu una scelta all'inizio, perso un po' la comodità. C'erano meno voli da Bologna ai tempi e quindi era la comodità portare da questa parte. Loro scrivono, i ragazzi mi scrivono, hanno letto che come portafortuna hai delle magliette con le mucche, ma è vero questa cosa? Feci un reality tanti anni fa e ero sponsorizzato da una maglia muccata. Davvero? Sì, ha fatto anche un reality, fatto. Sì. Che esperienza è stata? La rifaresti? Bruttissima. Brutta. Perché mi sono fatto male. Al momento dell'atterraggio che dovevamo arrivare... Qual era? L'isola dei famosi? Cos'era? Era La Talpa. Ah, La Talpa. Nel 2005. Mi feci male all'atterraggio col paracadute, quindi nascosero un po' tutte le cose. È stata una brutta esperienza perché
chiuderei lì il discorso, insomma, mi feci male, poi mi dovetti operare perché mi feci male l'atterraggio del paracadute. È una cosa, perciò basta, poi reality? No, è una cosa simpatica che affrontavo molto, con molta tranquillità per divertirmi, senza bisogno di far vedere o da spintoni per far vedere che cucinavi o l'attenzione delle telecamere, insomma. Certo. Avevo preso come spirito di avventura una cosa nuova da condividere con altre persone. Qui noi, i nostri ragazzi, imparano cosa c'è dietro le quinte, perché non è soltanto quello che c'è davanti alla televisione, quello che c'è dietro. Tu lì l'hai sperimentato, non è la stessa cosa, insomma. Ma chi pensa poi di diventare attore, fare personaggi con reality è difficile, anche se adesso sono molto seguiti e piace molto anche ai giovani. E i tuoi figli invece come sono? Sono piccoli, sono? Quanti anni hanno? Io ho un figlio che vive a Torino, che ha 14 anni. O più grande, perciò. Che è Lorenzo. E gioca a tennis? Lui fa sport, non gli ho fatto decidere niente perché è giusto che sia così. L'importante è fare sport. Che tipo di sport fa? Ha fatto tennis 2 anni, poi calcio. Piace il calcio, poi vivendo a Torino con la Juve, lui è tifoso della Juve. Della Juventus, perciò l'ha lasciato di apposta, così non anche tu sei un po' bianco-nero oggi. Qua abbiamo un sono po' bianco-nero, io sono bolognese. Allora, io tifo Bologna, anche se poi il cuore è sempre l'Atalanta, perché sono qui da una vita. Quindi perciò meno, qui ti raccogli i due sono parti. Per il bel gioco. Perciò mi viene in mente, quando guardavo le tue immagini che hanno scelto i nostri ragazzi, che assomigliavi un po' anche a Baggio, cioè quell'epoca lì in cui giocavi tu c'era anche Baggio. Baggio, che, grande. No, che è un a Bologna ha avuto comunque, esatto, una parentesi di quelle importante di vita anche, non soltanto. E non hai pensato di fare qualche altro sport, non il tennis? Se non avessi fatto tennis, quale ti sarebbe piaciuto? Se non avessi fatto tennis, sicuramente ero un buonissimo batterista. A musica? Batterista, musica sicuramente, sfogare, buttare fuori tensioni. E sempre un po' dalle racchette alle bacchette. Un po' rock, capito? Un po' rock. Un po' di, esatto, un po' rock, tu sei, esatto, un po' rock. Esatto. Sei sempre stato anche in carriera, eri un po' rock. Esatto. Eri un giocatore rock, come direbbe Celentano, non eri lento, eri sicuramente rock. E che musica ti piace però in particolare? C'è un gruppo, un cantante? Ma come dicevi prima, gli U2, negli anni la musica mi ha accompagnato sempre, l'attesa delle partite, Vasco Rossi. I Rolling Stones, tutta musica, musica dei nostri tempi. Avevi qualche canzone particolare che mettevi prima delle partite? Oppure qualche scaramanzia anche che avevi prima? Ma quello no. Musica sei scaramantico. Che ti caricava serviva al giusto, più che altro era meglio rilassarsi perché poi ti caricavi poi durante la partita, non bisognava andare troppo fuori giro. Fuori di giro, perché lì è importante tenere l'equilibrio. Abbiamo detto anche stamattina, dell'equilibrio è una cosa importante. Paolo, è Natale invece tutto a posto? A noi, tra parenti e bambini piccoli, è un inferno, perché saremo una quindicina, una ventina, quindi è una festa per loro. Io ho scritto la mia letterina a Babbo Natale, spero che quest'anno... Cosa hai scritto? Non si può dire, lo sa solo lui. Sono cose semplici, sai, i miei sogni, le cose ho già ottenuto e avuto quasi tutto. Quindi, dalla vita sei un uomo fortunato. Molto fortunato. E l'ultima cosa, il menù di Natale classico della famiglia Canè, qual è il menù di solito? Lasagna alla bolognese? Il menù quest'anno ancora stiamo decidendo, perché ci sono varie teste che decidono in famiglia, però sicuramente non mancheranno i tortellini. Ai tortellini in brodo? I tortellini in brodo sono una tradizione. Certo. Voi mangiate tortellini in brodo a Natale? Me. Sì, anche qua? Sì. Per me. Per te? Per me, li cerco di portarli qua, però ci sono anche... Ma li compri a Bologna, però? Li faccio arrivare o passo io a prenderli. Ah, c'è un modo... Dopo chi vuole può prendere ordinazioni, chiede Paolo Canè, una breve... C'è una piccola... E, d'accordo, Paolo, grazie mille perché sei arrivato, so che appunto sei un po' acciaccato in questi abbastanza, giorni. Abbastanza, sì. Ma anche in quello ti ho insegnato il tennis... Quando sei un po' acciaccato, sei un po' un infortunio spesso, però quello devi andare in campo comunque. Quella è la base, penso, nello sport e nella vita. E a parte quello che può essere un'influenza, un malessere, penso che bisogna sempre aiutarsi e essere forti mentalmente. È la chiave per il successo in qualsiasi campo. Tener duro, la determinazione. Non mollare, poi certo, se uno non sta bene, non si può muovere per problemi o cose, un'altra cosa. Ma invece al minimo gradino, soprattutto i giovani... Molte volte inciampano, invece dovrebbe saltarlo. Ma vedremo mai un campione italiano mondiale, numero uno al mondo? A Bergamo. Magari a Bergamo, c'è qualcuno dei tuoi allenato ragazzi? Allenato da me. C'è qualcuno dei tuoi ragazzi che... Aspetta, vedremo il prossimo Natale, tornerò qua così ti farò sapere. Ho capito cosa è scritto a Babbo Natale come desiderio anche, magari di avere proprio uno di loro. Grazie mille, dunque, a Paolo Canè. Grazie a voi. Grazie a voi.